L'obiettivo principale di ogni attività commerciale, di ogni impresa, di ogni libera professione, è quello di crescere e prosperare. E uno dei modi più veloci per crescere e prosperare è proprio quello di aumentare il volume dei fatturati. Bene, in questo video ti parlerò proprio di questo argomento, ma visto da un nuovo paradigma, da un paradigma diverso, quello che la maggior parte dei coach, dei business coach, dei consulenti di marketing non considera, non ti fa considerare, mettendo in grave rischio la tua professione. Andiamo a vedere subito. Eccoci qua, ciao! Mi chiamo Nicola Corrente, sono un business coach e sono l'ideatore e fondatore di Crescita Zen e Imprendi Free, la community per imprenditori veramente liberi e realizzati. E come ti dicevo, in questo video training ti parlerò di un argomento particolare, molto sentito per tutti gli imprenditori, professionisti, tutti coloro che appunto esercitano un'attività professionale, un'attività commerciale e hanno come obiettivo quello di crescere, di far crescere, prosperare la propria attività. Qualunque cosa che smette di crescere inizia a morire, quindi noi imprenditori sappiamo che il nostro focus, i nostri obiettivi sono proprio sempre orientati alla crescita. C'è però una falsa credenza molto molto pericolosa che va a colpire la maggior parte degli imprenditori e professionisti che si rivolgono a consulenti, coach, business coach, per far crescere appunto le proprie aziende. Ovvero, questa falsa credenza qual è? Quella che la crescita del fatturato, quindi dell'utile, quindi dell'azienda, dell'attività, è direttamente proporzionale alla crescita dei clienti e quindi, ahimè, del lavoro, della forza lavoro, della forza motrice. Questa cosa è molto pericolosa perché è dell'anima del metodo crescita circolare, quello di cui parliamo in Crescita Zen, in Imprendi Free, nel gruppo, nella community, ovvero che come diceva quella vecchia pubblicità della Volkswagen, credo, la potenza è nulla senza il controllo. In questo caso la crescita è nulla senza il controllo. Che cosa significa? Significa semplicemente che quando orienti la tua crescita soltanto all'aumento dei clienti, alla crescita dei clienti, all'aumento del numero dei clienti, per esempio, rischi rapidamente, questo può avvenire veramente in 2-3 mesi al massimo, di andare in burnout, di trovarti ingolfato, pieno di clienti e non sapere come gestirli. È uno dei problemi che gestisco più frequentemente quando entro soprattutto a lavorare nelle attività commerciali, nelle piccole attività commerciali, che non sanno come fare per sbarcare il lunario e quindi magari si affidano a web agency, ad agenzie di marketing o, ripeto, consulenti, che la prima cosa che gli fanno fare delle campagne stile, per capirci, low cost o stile Groupon, ecco, tanto per fare un esempio, e gli portano dentro montagne di clienti su prodotti a bassa marginalità e non fidelizzando il cliente e ingolfando soltanto il lavoro, ingolfando il processo produttivo e facendo danni irreparabili al brand, all'immagine del brand, perché si abbassa tantissimo la qualità, no, del lavoro. Ora io voglio darti quattro consigli, quattro piccole strategie invece in questo training per aumentare appunto i fatturati, per aumentare il volume di affari della tua società, della tua attività, che tu sia un libero professionista, un freelance, appunto un imprenditore, senza per forza, perché non c'è nulla di male ad aumentare i clienti, ci mancherebbe, ma quando è giusto aumentare i clienti, quando la tua forza produttiva, quindi il tuo team, tu o il tuo team siete in grado di accogliere quell'aumento di clientela senza rischiare appunto quello che ti ho detto poc'anzi, quindi di abbassare la qualità e diminuire tantissimo anche la qualità della vita e del lavoro di chi lavora con te. Quindi aumentare fatturati senza per forza aumentare i clienti, senza per forza aumentare gli investimenti, perché è troppo facile dire ti faccio crescere, però dammi 50.000 euro che li buttiamo sulle campagne, cavolo, così sono capaci tutti, no? Ok? E appunto anche il tempo di lavoro, quindi appunto straordinari, quando si fa
fanno queste campagne, le persone vengono chiamate a turni folli, a raddoppi di turni, a straordinari, spesso spagati male, sottopagati, quindi appunto diminuisce tantissimo la qualità del lavoro, diminuisce la soddisfazione, la felicità, la gioia nel lavorare del personale. Queste cose non ci si pensa, ma ci devi pensare, perché poi ecco perché in Italia c'è questa crisi pandemica, purtroppo, di scarsità di personale, fatica a trovare personale. Uno dei motivi non è solo la paga, ma è anche la qualità del lavoro. La maggior parte degli imprenditori non sanno gestire, non sanno rendere la giornata lavorativa dell'impiegato, del lavoratore, dell'operaio, della persona che lavora, appunto, del personale, non sanno renderla piacevole, non solo economicamente, ma anche in generale della qualità proprio del lavoro, della giornata, delle ore lavorative. Allora, prima di tutto andiamo qua. Allora, lifetime value del cliente. Che cos'è la lifetime value? Qui sbaglio sempre, ho sbagliato. Lifetime value, non so perché mi viene sempre a scrivere le F, non lo so, comunque è questo l'acronimo, è questo qua, lifetime value, ovvero la vita media del tuo cliente. La vita del cliente inizia nel momento in cui entra in contatto con te, quando non è ancora cliente, ok? Lo chiamiamo il viaggio dell'avatar, si chiama nel marketing, si può chiamare il viaggio dell'avatar, il customer journey, chiamiamolo come cavolo ci pare, non è importante, ma ciò che importa invece è appunto quanto dura questo viaggio, quanto dura questa vita. Molto spesso la maggior parte delle aziende, delle attività, concentra totalmente o quasi totalmente la sua attenzione, il suo focus e anche gli investimenti sull'acquisizione clienti. Ci sono un fantastigliardo di aziende che ti vogliono insegnare, vogliono fare lead generation, acquisizione lead, acquisizione clienti. Non hanno capito che la vera ricchezza non è nell'acquisizione clienti, anche se è tantissimo, molto molto importante, ma la vera ricchezza di un'azienda è qua, nella lifetime value, ovvero nella linea del tempo, nel allungare il tempo, la vita del tuo cliente. Perché se allunghi la vita del tuo cliente, ovviamente lo sforzo per acquisirlo è una volta sola, l'investimento che tu hai utilizzato per acquisirlo viene ripagato più e più volte. Ed ecco che in una valutazione poi generale a lungo termine dei tuoi investimenti per acquisire il cliente, quella cifra che tu hai speso può anche crescere. E che cosa succede quando aumenti la cifra che spendi, che investi per acquisire un cliente? Quando la aumenti, quando cresce, crescendo quella cifra, cresce anche la qualità del tuo cliente. Ne parlavo anche in un altro video. Puoi andare a cercare clienti alto spendenti, clienti di maggiore qualità. Come dice Dan Kennedy, uno dei più grandi esperti al mondo di marketing, la guerra, no, dei clienti la vinci laddove tu sia più disposto a spendere soldi per acquisire i clienti, la vinci lì la battaglia. Ed ecco che lo puoi fare soltanto quando la lifetime value del tuo cliente, no, è quanto più lunga possibile, ovviamente. Quindi la prima strategia è creare una gamma di prodotti, un sistema di marketing, di comunicazione, di rivendita, oppure di prodotti diversi a prezzo crescente quanto più lunga possibile, in modo da vendere più volte in maniera ripetuta a quel singolo cliente. 2. Margini e sprechi. Qua parliamo non soltanto di attività locali e non soltanto di sprechi, per esempio, nelle risorse che vengono impiegate, fisiche, piuttosto materiali, piuttosto che anche di tempo. Io recupero tantissimo tempo, il tempo è una risorsa fondamentale in un'attività, perché non solo, come ti dicevo, aumenta la qualità del lavoro, la qualità della giornata lavorativa, ma anche la produttività, l'efficacia, l'efficienza di un tuo operativo, di un tuo impiegato, di un tuo amministrativo. Può fare le stesse cose nella metà del tempo. Ecco che nella stessa giornata lavorativa, se organizzato bene, impiegato bene,
il tempo, ottimizzato il tempo, può fare il doppio delle cose, ed ecco che tu puoi aumentare, puoi gestire magari il doppio dei clienti senza aumentare le ore, no, lavorative, le ore lavorate, ok? E anche due cose importantissime: i margini, la marginalità. Devi andare a guardare, devi sapere, no? L'imprenditore è una persona che sa leggere i numeri della propria azienda, e quindi che cosa vuol dire? Sapere quant'è il margine sui singoli prodotti. Se parliamo di prodotti fisici, qual è il prodotto che gli dà maggiore marginalità? Se parliamo di prodotti digitali, stessa cosa, lo calcoli su quanto risorse impieghi per costruire, fare quel prodotto, ok? Se è un prodotto liquido, se non è un prodotto, magari invece, parlando per esempio con coach, consulenti, formatori, la differenza, no, fra il margine che ti dà un'ora di coaching piuttosto che un'ora one to one, piuttosto che un'ora di coaching uno a tanti, piuttosto che magari un video come questo registrato che può essere ripetuto migliaia e migliaia o forse anche milioni di volte, avendo faticato una volta sola. Quindi devi sapere qual è il prodotto migliore in base alla situazione, al tipo di cliente. Questi sono calcoli che devi fare, non puoi lasciare tutto al caso, devi avere prodotti a basso margine, prodotti ad alto margine, e sapere dove e come incastrarli in base appunto al tuo progetto. Questo può servire a farti crescere, quindi magari a mettere più prodotti ad alta marginalità, quindi che richiedono minor tempo ed hanno una risposta economica più ampia, più importante. Ok? Numero 3, altra attività che incredibilmente, quando ho iniziato a lavorare con le attività locali, come può essere i ristoranti, le agenzie di viaggio, piuttosto che i centri estetici, attività locali, sono rimasto sorpreso nel vedere quanti clienti dormienti. I clienti dormienti sono quelli che comprano una volta sola e poi rimangono lì, e magari per un anno e mezzo, laddove ci siano prodotti o servizi che possono essere rivenduti periodicamente, non veniva fatta nessun tipo di azione di marketing, di comunicazione per andare a ripescare quei clienti. Vendere a un cliente che ha già comprato da te e che magari è rimasto soddisfatto è 7 volte più semplice e si impiegano 7 volte meno le energie, no? Di invece di andare a vendere a un nuovo cliente. Ok, quindi molto spesso invece si continua a investire in campagne di marketing per avere nuovi clienti e non si fa nulla, nessuna attività di marketing, di follow up, per andare a ripescare, a rivendere clienti invece che sono lì pronti per acquistare. Quindi questa è un'altra attività fondamentale, imposta delle attività continuative di follow up, di marketing attraverso 1000 canali, che possono essere canale Telegram, canale WhatsApp, gruppo WhatsApp, le email, cartaceo da spedire a casa, qualunque tipo di attività che possa essere fatta per andare a ripescare, risvegliare i clienti dormienti. Per esperienza personale su attività fatte, sia sulle mie attività ma anche sulle attività dei miei clienti, ogni 10 clienti dormienti 4 circa ricomprano. Quindi tu stai lasciando sul piatto il 40% del tuo fatturato in più senza investire un euro in più. Ecco dov'è la crescita del tuo fatturato, se lavori bene, senza investire più un euro, senza investire tempo, ovviamente il tempo di organizzare la campagna, ma questo comunque dovresti organizzarlo per andare a prendere nuovi clienti, investendo ancora soldi sulle campagne o con altri strumenti di marketing. Ok? Quindi fondamentale anche questo. E 4, infine, alza i prezzi, ma c'è un bel ma grande come una casa. Devo sempre fare attenzione a parlare di alzare i prezzi ai miei clienti. Perché? Perché la prima cosa che fanno è alzare i prezzi. Dice: Nicolò, me l'hai detto tu. Sì, il prezzo può essere alzato, deve essere alzato. Spesso i miei clienti, dopo 3-6 mesi che lavorano con me, hanno aumentato come minimo, specialmente i professionisti, ma anche gli imprenditori, del 30%.
barra 50% a volte la tariffa media, se parliamo di professionisti, di coach, consulenti, formatori, del 30-50%. Sì, ma ci sono delle strategie per farlo. L'aumento del prezzo deve corrispondere sempre ad un aumento del valore percepito, all'aumento dei servizi dati, a un bonus in più. L'aumento del prezzo deve essere sempre giustificato nella testa della persona con un aumento del valore percepito. Mai alzare il prezzo a caso, perché perdi tutti i clienti. Un bar vicino al dove abito io, in una zona dove ci sono tantissimi altri bar, vende commodity, nel senso che vende gli stessi prodotti, cappuccini, caffè, cornetti, bevande, aperitivi, non ha alcun tipo di servizio in più diverso che giustifichi dall'oggi al domani. Tra l'altro noi eravamo clienti. Dall'oggi al domani ha aumentato del 30, 50, 70, 80% i prezzi sui prodotti più venduti da banco, come il caffè, il cappuccino, il latte macchiato, i cornetti. Questo ha comportato una perdita drastica del 50% dei clienti. Un bar che aveva sempre i tavoli pieni, adesso i tavoli sono sempre vuoti. Quello è il classico esempio di stupidità imprenditoriale, permettimi questo termine, stupidità imprenditoriale nel non capire che alzare prezzi così, senza un minimo di strategia dietro, ok, è dannosissimo, ma se fatto bene può essere invece una grandissima opportunità per aumentare immediatamente i fatturati del 30-50% senza fare nulla di particolarmente oneroso, senza investire altri soldi, ok? Perché questi ragazzi avrebbero potuto aumentare qualche piccolo servizio, dare qualcosa in più giustificando il prezzo, magari dicendolo proprio: qui da noi costa un euro in più, perché? Dillo ai tuoi clienti, perché le persone sono disposti a pagare, lo dicevo in un altro video che puoi trovare sul canale YouTube, proprio come raddoppiare i prezzi, come andare a cercare clienti altospendenti. Ci sono clienti disposti a pagare di più, ma non vogliono essere presi in giro, semplicemente, ok? Bene, allora queste sono quattro strategie potentissime, come hai visto, che se ci lavori immediatamente ti ritroverai un 30-50% di fatturato in più senza investire un altro euro in pubblicità. Spero di averti dato qualche consiglio utile. Ci vediamo sul gruppo Imprendi Free. Ti invito a richiedere, se non hai ancora fatto, l'intervista gratuita che ti darà l'opportunità di parlare con uno dei miei coach, dei miei business coach, per parlare della tua attività e per poterti dare qualche consiglio come questi, ma personalizzati sulla tua azienda, per migliorare, per crescere in maniera sana, equilibrata e rendere giustizia a tutto l'impegno e gli investimenti che hai fatto in questi anni. Grazie, ci vediamo alla prossima. Ciao!